un gruppo relativamente piccolo di famiglie, in particolare i Rothschild, Rockefeller, i Morgan e i Carnegie, insieme agli Harriman, Schiff, Warburg, sono da generazioni a capo dell'elite al comando in Occidente. Non intendo dire che ogni esponente di queste famiglie è consapevole o attivo nel piano di dominio mondiale. Sono tuttavia convinto che i capostipiti di queste dinastie controllino gli interessi delle aziende e banche che portano avanti il sinistro programma che sta distruggendo tante vite. Le persone segretamente alla guida del progetto sono note con molti nomi. Fughe di informazioni confermano che si incontrano in tutto il mondo a porte chiuse per discutere il piano. Poi regolarmente i loro progetti iniziano a prendere corpo nei settori di media, finanza, azienda, governo ed esercito. Ovviamente non tutti coloro che appartengono a questi gruppi partecipano al processo decisionale. Esiste una gerarchia di conoscenza e partecipazione. Uno dei simboli principali dell'elite al comando è l'occhio che tutto vede. Si trova sul biglietto da un dollaro. È simbolo del sistema di sorveglianza di massa americano, inizialmente chiamato Totale Consapevolezza dell'Informazione, dell'Agenzia di Intelligence Britannica MI5 e persino del complesso della Corte Suprema in Israele, progettata e finanziata interamente dai Rothschild. Seguendo il denaro, ho scoperto che esistevano vari livelli di una piramide. Qui siamo a quello più basso, la vita quotidiana di ognuno di noi. Al di sopra c'è il governo. Persone che detengono un monopolio con la forza e lo usano per tassarci e controllarci a prescindere dal nostro consenso. Ma chi controlla loro? A livello successivo si trovano le grandi aziende. Molti direbbero che oggi sono loro a governare il mondo, non gli stati nazionali. Il fenomeno viene chiamato corporatocrazia. Per acquisire le risorse mondiali e controllare i mercati, questa corporatocrazia deve poter disporre di denaro a buon mercato. Le grandi corporation ottengono prestiti a tassi speciali dalle grandi banche. Così chi controlla le banche principali, l'elite finanziaria, in ultima analisi, controlla le corporation. Ovunque vai nel mondo, il denaro è sotto il controllo del sistema bancario. Loro decidono se la gente mangia o se fa la fame, chi è miliardario e chi vive con meno di un dollaro al giorno. Colui che controlla il denaro controlla il mondo e sono molto pochi a controllare il denaro. Molte delle banche create sono ancora la lobby più potente al Campidoglio e francamente ne sono anche in possesso. Viviamo in un'economia parassitaria dove l'elite finanziaria è la tenia e si nutre alle nostre spalle e non gradisce quando qualcuno scopre il loro gioco. Catherine Austin Fitz è un'esperta in materia, essendo stata sottosegretario per la casa e lo sviluppo urbano con il presidente Bush Senior e successivamente consulente dell'amministrazione Clinton. Quando Catherine iniziò a parlare pubblicamente della corruzione ad alti livelli, l'FBI fece un blitz nella sua azienda e sequestrò i suoi beni. Fu trascinata in diversi processi per 10 anni prima di essere dichiarata innocente. Let's set up a game of Monopoly and you want to buy Park Place. Facciamo finta di giocare a Monopoly. Lei vuole comprare un territorio. Io posso stampare continuamente denaro, attribuirmene altro, abbassare il valore del suo denaro stampandone ancora. Indipendentemente da quanto lei lavori o da quanto guadagni, io posso sempre avere la meglio gratuitamente. E come mai se lei o io stampiamo denaro si chiama contraffazione, ma se lo fanno le banche si tratta di aumentare la massa monetaria? In che modo le banche hanno acquisito questo potere? Questa è l'isola Jekyll, dove nel 1910 esponenti dei Rockefeller, Rothschild, Morgan e di altre banche private si riunirono in segreto per tracciare la legislazione che avrebbe dato vita alla Riserva Federale. Ed Griffin descrisse in un libro ciò che avvenne sull'isola Jekyll. Le banche centrali sono cartelli bancari che si sono associati ai rispettivi governi dei paesi in cui operano e hanno ricevuto un potere monopolistico sulla creazione della massa monetaria della nazione. Questo fu, per così dire, l'omaggio dei politici per la loro collaborazione. Ora, che cosa fanno in cambio i banchieri per i politici? Promettono di creare denaro dal nulla, visto che sono legalmente autorizzati a farlo ogni volta che il governo lo richiede.
E dal 2008 siamo stati testimoni della più grande contraffazione di denaro registrata nella storia. Abbiamo una banca privata che stampa il denaro per conto del tesoro. La Riserva Federale stampa il denaro in un sistema basato sul debito, il che crea una carenza. Ma colloca un gruppo di insider nella posizione di poter accedere a tutti i dati sull'economia quando noi non possiamo. Così c'è un piccolo gruppo di banchieri a conoscenza dei dati sul funzionamento finanziario dell'economia, il che dà loro la facoltà di stampare il denaro in modo che gli insider siano tutelati e chiunque altro venga prosciugato. Così abbiamo la Riserva Federale, una corporation privata con il monopolio per la creazione del denaro, ma priva di affidabilità, sostenuta da un governo che detiene il monopolio della forza. Il paese è stato convinto che la Fed, come istituzione, avrebbe contribuito a stabilizzare l'economia e sarebbe rimasta indipendente dalla politica. In realtà, durante circa un secolo di vita, la Riserva Federale ha fatto esattamente il contrario. Fin dall'inizio della sua istituzione siamo stati derubati attraverso l'inflazione e il potere di acquisto del dollaro è diminuito di oltre il 96%. Il divario di classe mette inoltre in evidenza che il denaro va nelle mani di pochissimi. Solo 16 anni dopo l'istituzione della Riserva Federale, l'America attraversò la Grande Depressione. Dalle mie ricerche è emerso che prima del tracollo del 1929, l'elite bancaria ritirò il proprio denaro dal mercato azionario. Dopo il crollo, essa utilizzò quel denaro per acquisire azioni a basso prezzo e banche minori in fallimento a costi irrisori. Tra i banchieri che consolidarono così la propria ricchezza c'erano i Rothschild, i Rockefeller e i Morgan. Uno scenario simile si è verificato nel crollo finanziario del 2008, con benefici per gli stessi banchieri. Negli anni che hanno condotto alla crisi, gli istituti maggiori, quali Bank of America, Citigroup e Chase, controllati dai Rothschild, Rockefeller e Morgan, hanno messo insieme e venduto mutui corrotti, dei quali conoscevano il destino esiziale. È come mettere delle mele marce in una cassetta e venderle come frutta di prima qualità. Chi ha realizzato i mutui sapeva che era solo una questione di tempo prima che qualcuno aprisse la cassetta e scoprisse che il contenuto era senza valore, dal momento che erano stati loro stessi a prepararli. Quando le mele marce, ovvero i cosiddetti mutui subprime, i derivati e i crediti default swap, sono infine venuti alla luce, tutti ne hanno subito le conseguenze. Molti hanno perso la casa, il lavoro, l'azienda o la pensione. Nel frattempo, le maggiori banche, vere responsabili del problema, sono state quelle che hanno ricevuto gli aiuti finanziari. Perché? Perché la Riserva Federale ha dovuto dare milioni di miliardi alle banche, anche se la maggioranza degli americani era contraria a questi aiuti? Perché non aiutare chi aveva maggiormente bisogno, invece dei responsabili del crollo finanziario? Le mie ricerche mi hanno portato a credere che le stesse persone che hanno creato la Riserva Federale, i Rothschild, i Rockefeller e i Morgan, la controllino ancora e che abbiano usato questo trucco per finanziarsi a nostre spese. A livello internazionale, le banche centrali utilizzano la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale per guadagnare di più sfruttando le risorse dei paesi a cui prestano denaro, riducendoli al fallimento. La banca centrale delle banche centrali è la banca dei regolamenti internazionali creata dai Rothschild. Questa elite controlla virtualmente l'accesso a tutto ciò che ci occorre per sopravvivere. Prima di tutto dovrebbero avere il controllo del denaro, e ce l'hanno. Questo consente loro di avere in mano tutto il resto. Poi dovrebbero controllare l'energia, ed è così. Controllano già i soggetti dell'agricoltura e del commercio mondiale. Stanno acquisendo rifornimenti idrici in tutto il mondo. Hanno in mano la sanità. In più, tentano di sopprimere le alternative naturali. Dovrebbero avere il controllo delle informazioni che riceviamo e delle nostre reazioni ad esse. Perché il dominio sia completo, il dissenso deve essere controllato. Dovrebbero privarci dei nostri diritti, spiare i cittadini comuni e monitorare ogni aspetto della nostra vita. David Icke spiega come, a suo avviso, la Riserva Federale ha manipolato i cosiddetti cicli economici. Prima fase. È come gettare una lenza. Fase 1.
Metti in circolazione molto denaro, le unità di scambio. Per fare questo abbassi i tassi di interesse, concedendo molti prestiti. Questa è la parte del ciclo chiamata boom. Poiché sono in circolazione molte unità di scambio, esistono numerosi passaggi di denaro e questo genera grande attività economica. Si crea lavoro e spendendo sempre più denaro la domanda aumenta. Così le aziende contraggono altri prestiti per avere denaro fresco e aumentare la produzione. La gente ha fiducia nella propria vita quotidiana. Sai, lavoro per questa azienda, ha tanti ordini, va alla grande, il mio lavoro è sicuro, possiamo comprare una casa più grande. Poi le cose cambiano. Ciò che fanno è di ritirare la lenza alzando i tassi di interesse. Ora meno persone contraggono mutui e i criteri per la concessione dei prestiti bancari diventano più rigorosi. Inoltre, poiché i tassi di interesse sono più elevati, una percentuale più ampia dei redditi individuali è destinata a ripagare gli elevati interessi e non rientra in circolo per l'acquisto di beni. All'improvviso c'è meno denaro in circolazione e vengono acquistati meno prodotti. Le aziende iniziano a veder diminuire i profitti, a tagliare posti di lavoro e a ritirarsi dall'attività. La gente perde il lavoro, non riesce più a pagare l'ipoteca per la grande casa accesa in tempi migliori. Ora le banche iniziano a ritirare l'amo, perché mentre aziende e privati finiscono sul lastrico, esse entrano in possesso della vera ricchezza: immobili, terreni e risorse portate a garanzia. John Perkins è un uomo che sa, sulla scorta di decenni di esperienza personale in veste di sicario dell'economia, come la collusione di banche, grandi aziende e governi abbia assunto il controllo di vari paesi del mondo. Utilizzavamo varie tecniche, ma probabilmente la più comune era di recarsi in un paese dotato di risorse ambite dalle nostre aziende, come il petrolio, e ci accordavamo su un prestito enorme a quel paese da parte della Banca Mondiale o una delle sue consorelle. Ma quasi tutto il denaro va alle aziende americane, non al paese. Aziende come Bechtel e Halliburton, General Motors, General Electric, che realizzano grandi progetti di infrastrutture nel paese, centrali elettriche, autostrade, porti, zone industriali, cose che servono a chi ha molto denaro e raramente toccano i poveri. Infatti i poveri soffrono perché i prestiti devono essere ripagati e sono ingenti, quindi ripagarli significa che essi non ricevono istruzione, servizi sanitari o sociali e il paese viene lasciato intenzionalmente alle prese con un grande debito. Noi sicari dell'economia torniamo in questo paese e diciamo: guardate, ci dovete molti soldi, non potete ripagare i debiti, allora dateci le vostre risorse vitali. Appena uno di questi presidenti anti-americani viene eletto, uno di noi torna nel paese e dice: congratulazioni, signor presidente. Ora che è stato eletto, voglio informarla che io posso renderla molto ricco insieme alla sua famiglia. Ho diverse centinaia di milioni di dollari in questa tasca, se lei sta al nostro gioco. Altrimenti, in questa tasca ho una pistola e una pallottola con sopra il suo nome, nel caso in cui lei decida di mantenere le promesse elettorali e ci allontani. Vendete a bassissimo prezzo il vostro petrolio alle nostre compagnie petrolifere. Votate con noi alle prossime elezioni dell'ONU o inviate le vostre truppe a supporto delle nostre in luoghi come l'Iraq. E in tal modo siamo riusciti a creare un impero mondiale e solo pochissime persone ne sono a conoscenza. Come molti, pensavo che un complotto per il dominio del mondo non avrebbe potuto funzionare, perché fondamentalmente la gente non è così competente. Pensavo che non fosse possibile che potessero realizzare un tale piano con il necessario livello di controllo e segretezza. Una delle speranze illusorie è che tutto ciò stia succedendo per via di un governo incompetente. È un errore enorme, la gente non sa niente. Ovviamente funziona come una grande copertura del fatto che il sistema sa benissimo dove sta andando, va dove vuole andare e lo fa con successo.